partito da qui attraversando il lago col battello e poi prendendo un treno tutti i giorni e la sera rifacevo quello. Ho saputo dai un dirigente del Monza, perché io ero stato ceduto alla Lazio prima di essere del Torino, però per me Roma era troppo lontano, forse non so, è successo qualcosa in società alla Lazio, ma e poi ho saputo dal Torino, perché una volta non c'erano procuratori, eravamo di proprietà delle società, per cui mi hanno comunicato che andavo al Torino e ben contento. Ma non sapevo l'importanza del Toro, non sapevo la Serie A come era. Vivevo così, nella normalità più assoluta ai tempi. Poi ho capito dopo cos'era il Toro. Quando hanno preso Castellini, l'abbiamo visto, ha detto siamo a posto. E Castella, io devo dire che quando è arrivato noi avevamo visto subito che questo poteva essere il nostro portiere per un bel po' di anni. E arrivò Castellini era un signor portiere che poteva giocare in tutte le squadre europee. Una volta ha tirato Tamburini, era uno che giocava nel Varese mezzala, tira da 34-35 metri, prende l'incrocio dei pali e va fuori per un pelo. Castellini si gira verso noi, ma cosa hai lasciato tirare? Ma allora? Ferrini e io ci siamo arrabbiati, non abbiamo detto niente, il martedì è venuto a fare l'allenamento e gli ha detto, senti, se tu vuoi giocare in questa squadra, cambi mentalità. Se tu sei un portiere, che noi non possiamo permetterci di far tirare una 30 metri e pure di prendere gol, vai pure dall'altra parte, non vai bene per noi. Quando tiravano in porta da 30 metri si incazzava, non fateli tirare, ma come non fai tirare 30 metri, caspita. E lui era uno che si incazzava veramente. Come entravi nel Toro dovevi sposare la loro filosofia, ti accettavano se eri un combattente, infatti quelli che non erano... che non avevano gli attributi erano un po' emarginati, andavano via subito anche dal Toro. Parte il cross, lui esce così, mia, fa così, solo tra di noi, esce col pugno e invece che prendere la palla, prende qua Giorgio Ferrini che prende la palla e va fuori, prende qua Giorgio Ferrini e prima usciva, ma usciva un po' timidamente, si fermava a metà strada. Ferrini va per terra, fa così, gli buttano l'acqua, il massaggiatore gli butta l'acqua, si alza, va verso Castellini, aiuto, qui adesso c'è dei finimondo, va là e li fa, lo prende qua così, Giorgio non prendeva, faceva così, adesso sei da Toro. Io diedi un pugno in faccia a Ferrini, mi ricordo, in un'uscita, e Ferrini ha capito che come tirava al vento, e Ferrini si alzò, mi diede una pacca sulle spalle e mi disse adesso sei del Toro. Era così, era un muscolare, ma anche intelligente, devo dire, buon senso, gentilezza, una timidezza, veramente una persona particolare. Ripeto, è come se fosse mio fratello, con Luciano, poi appena sono arrivato a Torino dormivo con lui, poi lui sopra, io sotto, quindi poi lo conoscevo già dal Monza, eravamo proprio... L'unico che poteva sostituire portieri come appunto Lidovieri poteva essere uno come Castellini. La prima qualità era pazzo. Una volta chiamò la sua mamma da ritiro e disse signora Castellini, sì, dice guardi qui siamo all'ospedale De Molinette, suo figlio ha avuto un incidente e sta molto male. Come? Cosa c'ha? Mamma, sono io, sono Luciano. Io e Luciano abbiamo pensato di stare nella medesima casa. Eravamo in casa insieme, io, Claudio e Pulice. Ma Luciano per me è stato il più forte portiere in assoluto che ho trovato. Forte non solo come giocatore, ma forte anche come uomo. Avevamo un televisorino, la sera si guardava la televisione, ogni tanto io e Claudio rompevamo la televisione, Pulice lo riparava. E andavamo a cena, ma alle 9 eravamo già a casa. Noi. La nostra vita era quella, allenamento, casa e poi dopo la partita prendevamo la macchina e venivamo tutte e tre. Si usava una macchina solo, due le lasciavamo a Monza per non spendere dei quattrini, per cui facciamo una volta alla settimana a testa a rientrare con una macchina, se non che quando toccava Pulici anche d'inverno tirava giù il finestrino, per cui in autostrada a 150 all'ora con giù il vetro. Pulici era quello.
sono chiuso ancora adesso, io ero un orso e sono contento di essere un orso. Lui sembrava un duro, ma era molto, molto emotivo, si scioglieva facile Luciano, si emozionava facilmente, diciamo così. Luciano era uno con personalità, con grossa personalità. Luciano è sempre stato un po' un sognatore, un entusiasta di tutto quello che faceva. Sincero, era ed è tutt'oggi una persona sincera, leale, cioè di quelli che non nasconde l'emozione, non nasconde sia nella bella che nella cattiva, se vogliamo, sorte, ma e a me questi personaggi piacciono. D'inverno spesso, quando il clima era di quelli rigidi, e noi lo prendevamo sempre in squadra, ognuno di noi voleva Luciano in porta quando facevamo le partite, perché sapevamo che se ci fosse stato anche il ghiaccio per terra si buttava anche col ghiaccio. Ecco, Luciano era un uomo vero, insomma. Direi un generoso verso gli altri, sempre disponibile appunto verso gli altri e soprattutto un giocherellone, sempre pronto allo scherzo, sempre pronto ad attivare questa situazione, soprattutto nei ritiri, molto giocosa. Lui e Araldo, secondo me, erano quelli un po' più, tra virgolette, fuori. Beh, Castellini era meraviglioso, Castellini, un archero più grande di tutti i tempi, voglio dire, dal mio punto di vista, era magico Castella, ma questa di Sagnoni, lui Castella non dormiva la notte perché sentiva molto le partite, non alla radio, le sentiva proprio dentro, hai capito? E non dormiva mai, solo che le sentiva tutte, capito? Non è che sentiva solo quella più importante, lui non dormiva mai e delle volte per abitudine non dormiva neanche la settimana, allora si attaccava al telefono e faceva degli scherzi e una volta, più di una volta, la reiterò nel tempo, gli venne l'idea di telefonare a Sagnoni, allora, e diceva Sagnoni bastardo forza Juve, tac, e chiudeva, no? Dopo Sagnoni arrivava al campo, però questo me l'ha raccontato, perché io non c'è. E porca troia, ci sono degli juventini che la notte mi telefonano, ma se li becco, tra dice mister, ma stia tranquillo che li battiamo nel derby, e lo so, ma se li becco, dice. Quello sì, prima dei derby le facevo scherzo, telefonavo gliel'ho confessato dopo 30 anni a Giagnoni, le dicevo forza Juve alle 11 di sera, il giorno dopo Giagnoni arrivava al campo e mi diceva stanotte mi hanno chiamato forza Juve, ma domenica li mettiamo a posto. Ero io che lo caricavo proprio. Il problema è che non voleva che dormissero anche gli altri, perché ognuno vive la partita e la vigilia nel modo che è legato al suo carattere, eccetera. E lui andava in giro anche a svegliare qualcuno. E quando c'era la presentazione, arrivava l'arbitro per fare l'appello, si partiva dal numero uno, Castellini, lui non c'era, era in bagno che... Il nervoso, la tensione lo faceva stare lì. Da Villa Sassi al comunale c'erano circa 20 minuti di pullman, a grandi linee, e c'era questa ragazza al balcone che ci aspettava, quindi portava bene, poi passavamo davanti allo zoo, se vedevamo il leone oppure la zebra portava bene, tutte queste cose qua, e io in quel tragitto mi rilassavo, in pratica mi addormentavo. La partita si vede che mangiava, al momento della penichella si metteva lì e si faceva un riposino, e Luciano diventava matto, diceva c'è la partita, andiamo a giocare, come fai a essere così, eccetera. Poi lui arrivava, si preparava, eccetera, e poi mancabilmente aveva questa caduta di tensione, aveva una specie di svenimenti che erano proprio così causato dallo stress, poi si riprendeva, eccetera, e poi entrava in campo ma era ormai, alla fine era diventato quasi un rito, che portava bene. I rapporti anche fuori dal campo, mi ricordo che addirittura un anno abbiamo fatto le vacanze insieme a Menaggio, e ti dirò che è stata una vita durissima, perché si cominciava a giocare a tennis con la tuta da sub la mattina per sudare, per poi passare allo sci d'acqua, per poi alle 5 a cavallo. Per quasi un mese, ti dirò che sono venuto distrutto. Perché Castellini è veramente una bestia sotto questo, senso buono, sotto questo aspetto, però insomma anch'io non ero da meno. Per cui grande amicizia, grande collaborazione, e veramente sono amico ancora adesso, mi sento spesso, proprio con grande onestà,
anzi lui mi rimproverava perché continuavo a dire che era abbastanza far la riserva. No, non devi dire quello, che tu sei bravo, mi diceva, per cui è veramente un grande amico. E poi lui non ha mai creato questa rivalità con Dino, perché lui e Dino erano molto amici, si vedevano anche fuori dal campo, quindi nei comportamenti, nelle dichiarazioni, Luciano è stato sempre molto riverente nei confronti di Dino, è come se in un certo senso dicesse a tutti guardate che lui è più bravo di me, e invece sotto certi aspetti era lui che era più bravo di Dino. Siamo arrivati in nazionale, era in nazionale, e lui parlava di me e diceva ma Zoff bravissimo, ha fatto delle cose in partita che io non saprei farle, che io gli dicevo ma sei cretino, ma tu devi dire che magari ho giocato bene, mi va bene, ma non che tu non sei capace di fare queste cose, siamo amici ma insomma ci giochiamo il posto, quindi non avere questo rispetto, perché io sono un credente sportivo, vinca il migliore, certo. Quindi insomma l'amicizia è, però è anche questo un comportamento, e quindi gli dicevo ma non essere, perché devi dire che tu non lo facevi una cosa del genere? Ma io sono stato 5 anni riserva di Dino, ma non sarei neanche stato in grado di era troppo grande per me. Ci facevano trovare la vita dura già nei derby, ma anche poi in campionato. No, effettivamente insomma, è una squadra di forte sotto tutti gli aspetti, tecnica, forte fisicamente, insomma, gente con personalità soprattutto, dei combattenti. Però io ho avuto una grande motivazione, una grande rivincita a Napoli, ma non contro nessuno, col Toro, con me stesso, per farmi, per, capivo che ce la facevo ancora bene. E la prima cosa la serata che ho sofferto di più è quando abbiamo giocato a Torino-Napoli, la prima volta che sono venuto al Toro, e lì è stata veramente commovente perché tutta la curva mi ha battuto le mani per 10 minuti, e lì e ho fatto 0-0. Ho fatto quello che sapevo fare, ho messo a disposizione le mie esperienze, mi sono documentato e ho cominciato subito a Napoli a fare allenatore dei portieri. Per 2 anni poi sono andato all'Inter e sono ancora adesso all'Inter. Spero di essere ricordato per la semplicità, ecco quello. Non mi interessa essere riconosciuto per strada, non mi interessa propormi in televisione, potrei andare tutte le settimane. I miei amici sono quelli di una volta quando ero ragazzo, l'unica mia passione è lo sci adesso, dopo il calcio. Allora sulla neve io divento come quando giocavo a calcio, ancora adesso. Vado a fare le gare dei master di sci e finché non sarò solo con le stampelle andrò sempre. Io sono contento di quello che ho fatto, chiaramente, però adesso la cosa che mi gratifica di più è che ancora lavoro nell'Inter e mi dice stai ancora per un paio d'anni. E questo vuol dire che sono apprezzato ancora, ecco, nel mio lavoro.